Il pallone lanciato in avanti, è in posizione regolare ed è il gol del Cisterna realizzato da Possagno. Chissà se gli sportivi di Cisterna potranno ancora vivere e respirare grandi appuntamenti come quelli appena visti, ma soprattutto chissà se il Bartolani farà ancora da cornice per questo tipo di palcoscenici. Stadio comunale sì, stadio comunale no. Dopo 8 mesi di tira e molla è arrivato l'ultimo colpo di scena. Il campo in erba sintetica non è più omologato. Dopo le tribune, dopo gli spogliatoi, ecco la novità che fa coppia con la lettera che invita la stessa Procisterna a lasciare l'impianto entro il mese di giugno. Diamo un calcio, sportivamente parlando, a questa vicenda. La storia inizia alle soglie del nuovo secolo, quando l'allora Procisterna raggiunge il suo picco più basso nella storia sportiva, sprofondando in prima categoria. La squadra quindi trasloca sotto l'effigie di Borgo Montello, mentre in via Lombardia si decide di dar vita al restyling dello storico impianto. All'epoca dei fatti, il progettista della nuova struttura era Giovanni Della Penna, nonché padre dell'attuale sindaco di Cisterna, fatto fuori a pochi passi dalla realizzazione del nuovo impianto Bartolani. La svolta arriva nel 2009, quando l'allora sindaco Antonello Merolla, davanti a più di 1000 persone in festa, inaugurava la struttura. Sembrava l'inizio di una nuova era, ed invece è stato semplicemente l'inizio della fine. La querela tra presidente Capitani e l'amministrazione sulla gestione del campo fu duratura e senza soluzione. Si andò così avanti, in un equilibrio precario, fino a quest'estate, dove il nuovo cambio ai vertici del comune di Cisterna ha portato queste novità. A differenza del suo predecessore, Eleonora Della Penna decide di non prendersi alcuna responsabilità e dopo opportune verifiche e controlli, la tribuna viene dichiarata chiusa perché non sicura e quindi di conseguenza non più agibile. Stadio a porte chiuse, ma il campo è funzionale, si dirà agosto, cosa poi smentita solo qualche settimana fa. È il primo passo che porterà alla chiusura e poi il ben servito alla stessa Procisterna. C'è chi dietro ci vede solo scaramucce tra politici e chi ci vede invece la fine di un'epoca, quella bianco-celeste, aggiungiamo noi, voluta da tutti quanti. La mancata iscrizione nella stagione 2014-2015 della Procisterna al campionato di eccellenza è diventata materia di dibattito nel Consiglio Comunale di agosto. Il sindaco Eleonora Della Penna aveva dato la disponibilità all'apertura del campo ma non a quello della tribuna. Chi ha parlato con noi è stato molto storico, Federico Campagna, anche l'ultimo capitano della Procisterna ad aver alzato una coppa nel 2009. Speriamo di alla buona sorte degli amministratori, tutti quanti che ci fanno rivivere un po' le emozioni, anche i dilettanti, ma che per noi cisternesi è bello, no? E noi siamo stati costretti a andare ad altre parti o abbandonare a metà campionato. Abbiamo pagato tutte le iscrizioni alla federazione, tutti i campionati. Una volta finito, uno ha detto che non si prende la responsabilità, quindi la federazione, e l'altro ecco. Portaci a vedere i numeri di questa società, ma soprattutto quello che fate, perché voi siete affiliati con la Procalcio Socia, che non è una cosa da poco. L'intento mio e della società, Mauro Esposito, e tutti i collaboratori, di finire bene con tutte le categorie e poi vediamo. Il pensiero è che magari qualcuno potrebbe dirla come il nostro patronno, però ahimè senza di lui però non è mai stato fatto niente, vuoi o non vuoi, non hanno mai, oppure quest'anno non c'è stato nessuno, cioè prima squadra adesso non si è fatto avanti nessuno, dire io voglio portare il Procisterna, io voglio fare il Procisterna, nessuno. Se farà piacere al primo cittadino o più per esso venire a spiegarci la situazione, saremo ben lieti. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Ha ragione. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Allora. Vai, Corso. Che cosa volete fare? Vogliamo!